Eccoci, tornati in diretta ancora con voi con il Fatto di Marcotti, naturalmente un appuntamento di ogni settimana e peraltro questa settimana sarà anche diviso in due, faremo una prima anticipazione oggi per riprendere alcune dichiarazioni che peraltro abbiamo già un po' anticipato la scorsa settimana, dichiarazioni sulla crescita dell'Italia, del nostro paese. E prenderemo due notizie in particolar modo, ma insomma abbiamo già avuto modo anche di parlarne, ma le approfondiremo e poi domani ci sarà un seguito invece per concentrarci su alcune questioni un po' più specifiche, tipo la manovra che rischia di arrivare in ritardo, sulla riforma fiscale che alla fine si capisce ben poco, ma che sono riforme da una parte, riforma fiscale e manovra che tutti dobbiamo comprendere perché riguardano sempre le nostre tasche, ma insomma questo vale un po' per tutto. Allora, Giancarlo Marcotti, buongiorno, oggi è collegato telefonicamente, ben trovato. Sì, grazie Manuela. Mi spiace appunto per il collegamento, ma domani sarò in video come Sì, sempre. assolutamente, ma poi così almeno ti sentiamo due volte questa settimana di Natale. Per chi ti segue sarà un bel regalo, dai, mettiamola così. E però, insomma, il concetto è sempre lo stesso. Voi scriveteci se volete avere qualche indicazione particolare da parte di Giancarlo Marcotti. Beh, sempre andiamo a mettere un po' sul tavolo quelli che sono gli elementi politici e economici più importanti di questo momento. Io direi che a livello economico il cambio di rotta, almeno iniziale, della Fed, perché la settimana scorsa è stata la settimana delle banche centrali, Giancarlo. Sì, è vero, è stata la settimana importante per le banche centrali, anche se come di consueto non è che poi dopo ci siano stati dei grandi sconvolgimenti, perché sì, è vero che la Fed, insomma, ha dato un segnale di cambiamento, però era un segnale più che largamente atteso, di conseguenza non è che abbia creato poi degli sconquassi. Ora naturalmente bisogna vedere come proseguirà il tapering, però al momento è ancora una Fed molto prudente. Noi ci aspettavamo qualcosa di un po' più coraggioso, ecco, diciamola così. Per quanto Certo. riguarda l'Europa, ancora più prudente la Lagarde, quindi insomma. Non ci sono stati dei grandi sconvolgimenti, ecco, quindi dobbiamo attendere ancora a vedere il vero e il reale cambiamento di politica monetaria. Sì, assolutamente. Diciamo che c'è stato un primo passettino che avrebbe dovuto esserci un po' di tempo fa. Però intendo dire, però, sicuramente tra gli scenari economici questo ce lo mettiamo, no? Indubbiamente. Mercati un po' maluccio in questo che dovrebbe essere un periodo di rally di Natale. Sì, un po' maluccio, in particolare alcuni settori, però ripeto, io mi aspettavo qualche cosa di più, quindi non, anche appunto il famoso giorno della Fed, i mercati non hanno reagito male. Poi è chiaro che in questo momento la prudenza obbligo, perché chiaramente quello che è successo in Cina con Evergrande, quello che si prospetta per nuove chiusure, nuove restrizioni, insomma, sono tutti segnali che porterebbero, diciamo, alla prudenza. Però, ecco, per ora non ci sono stati degli sconvolgimenti, ecco, questo intendo No, dire. assolutamente. Allora, Giancarlo, senti, detto questo, abbiamo scoperto ancora una volta, perché io te ne abbiamo già parlato, che l'Italia rischia davvero di essere il paradiso dei paesi nel mondo, a livello mondiale. Nel senso che analizziamo due notizie che sono arrivate. L'Economist, uno tra i settimanali politico-economici inglesi più rilevanti dello scenario dell'informazione, ha definito l'Italia, cambiamo anche il titolo grazie dalla regia, ha definito l'Italia il paese dell'anno.
Secondo il The Economist, perché l'Italia è il paese dell'anno per progresso e passi in avanti, sia in termini di economia e gestione del paese, sia per i risultati sportivi e nel mondo dello spettacolo. Beh, i risultati sportivi li conosciamo, no? Quindi gli europei, le Olimpiadi, eccetera, eccetera. Sul resto, parliamo della parte politica, ovviamente, e di conseguenza quella economica, che è quella che interessa a noi. Sei d'accordo? E aggiungiamo questo tassello, questo riconoscimento che è arrivato dal The Economist adesso vado a riprendere anche l'articolo, lo vediamo mentre ne parli, è dovuto a lui, a Mario Draghi. Cosa ne pensi? Insomma, io inviterei i giornalisti dell'Economist a venire in Italia. Forse non sono venuti in Italia perché questo paradiso, non solo personalmente, ma io sfido anche tutti gli ascoltatori a dire se in questo ultimo anno le cose in Italia sono andate bene, sono andate male, sono andate malissimo. Se poi in qualche altro paese europeo sono andate ancora peggio, beh, non, questo non ci deve rincuorare, insomma. Poi noi abbiamo avuto un anno estremamente difficile, certo, non era come il 2020, ma ci mancava solo che avessimo un altro anno come il 2020, è ovvio, insomma. Quindi io ritengo che obiettivamente quell'articolo lì dell'Economist mi ha veramente molto stupito, così come mi hanno stupito le parole della commissaria Ursula von der Leyen, insomma, cioè, Infatti, veramente non. No, no, se, no, 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 dimmi. no, ci arriviamo, stavo arrivando, infatti ci attaccherei anche quelle perché von der Leyen ha parlato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Sacro Cuore di Milano, quindi magari ha voluto essere anche una sorta di endorsement a chi la seguiva perché comunque si trovava nel nostro paese, però ha detto addirittura che l'Italia sta crescendo come non mai, mai, e tornerà ai livelli pre-crisi entro 2022. Perdonatemi il sorrisino, non vuole essere un sorrisino di presa in giro, ci mancherebbe, anche perché Ursula von der Leyen è indubbiamente più competente di me, avrà anche più dati a disposizione, quindi ci mancherebbe, ma io mi baso su tutte le altre notizie che noi sentiamo, cioè io l'ho detto anche prima Giancarlo e lo ridico anche a te, non sappiamo ancora nulla di quello che succederà, addirittura stiamo pensando a nuove restrizioni per la variante Omicron, a delle chiusure che poi non sono chiusure magari di attività come quella che abbiamo avuto. Come quelle che abbiamo avuto nel primo lockdown, però chiaramente se si mettono più limitazioni la gente fa meno cose perché ovviamente non le vuole fare perché ci sono più prassi da seguire. Insomma, e quindi di conseguenza come facciamo a sapere già che l'economia, nonostante queste incertezze che ancora rimangono, a metà, addirittura a metà dell'anno prossimo tornerà ai livelli pre-crisi? Mi sembra un po' troppo ottimistica come considerazione. Lascio a te. In effetti, faccio un esempio banale: se noi avessimo avuto uno stipendio di 1.000 euro e poi, o un stipendio, mettiamolo proprio un guadagno, ecco, perché supponiamo di essere dei liberi professionisti, degli imprenditori, insomma, dei liberi professionisti, dai, abbiamo un'entrata di 1.000 euro al mese normalmente. Un anno per motivi vari o per una nostra malattia o per comunque insomma motivi vari, un anno anziché avere uno stipendio medio di 1.000 euro abbiamo uno stipendio di 250 euro. Certo, è un anno pessimo, però è capitato e quindi vabbè, insomma, abbiamo vissuto perché negli anni precedenti magari avevamo messo da parte qualche risparmio. Okay. Se l'anno successivo ancora da 250 euro passiamo a 500 euro, non possiamo dire di essere strafelici perché abbiamo raddoppiato le nostre entrate da 150 euro a 500 euro, perché 500 euro sono sempre la metà dei 1.000 euro che guadagnavamo prima. Certo. Cioè, mi sembra una cosa abbastanza banale, cioè, noi non possiamo
essere felici di questo 2021 perché è migliore del 2020, perché se fosse stato come il 2020, mamma mia, potevamo anche, non so, sarebbe stato abbastanza, sì, anche paradossale, però potevamo veramente chiudere definitivamente tutto, perché altrimenti, cioè, insomma, sarebbe stato veramente assurdo, no? Esatto, esatto. Quindi questo è per me l'aspetto fondamentale. In più non abbiamo, probabilmente abbiamo una situazione dal punto di vista pandemico leggermente migliore rispetto ad altri paesi, ma non per nostri meriti, quanto perché di solito insomma abbiamo un clima leggermente migliore rispetto ad altri paesi, e in effetti, per dire, anche la Spagna, che ha un po' un clima un po' come il nostro, anche la Spagna non ha grandi problemi da quel punto di vista. Quindi anche sotto quell'aspetto non mi sembra che dobbiamo essere proprio estremamente felici di quello che sta accadendo. Non voglio essere pessimista, non voglio, però insomma non si può essere così ottimisti e ritenere che quest'anno sia stato un anno eccezionale. Io voglio vedere tanto l'anno prossimo e poi quello successivo, eccetera. Poi alcune cose che noi ci aspettavamo sono rimaste ancora lì, il famoso PNRR, sappiamo a che punto è. Non lo sappiamo, è ancora. No, Draghi ha detto che però dovrà parlarne in questi giorni. Insomma, mi auguro che prima della fine dell'anno effettivamente si sappia, perché giusto capire come sono state impiegate le risorse che sono arrivate, chiaramente. Però Manuela, ti ricordi che si parlava dei primi mesi del 2021? Adesso siamo. Sì, sì, è vero, vero, vero. Quindi insomma, vero. Perlomeno un certo ritardo lo dobbiamo dire, insomma, che c'è un certo ritardo, uh-huh, e una certa confusione. La famosa, aggiungo anche questa, la famosa riforma fiscale, sì, al momento non è assolutamente chiara, ed è un altro aspetto fondamentale. Noi avevamo ritenevamo insomma che rispetto agli annunci che erano stati fatti dal nostro governo ci sarebbe stata una grande riforma, invece vediamo che non solo è una mini riforma, ma probabilmente non cambia molto o addirittura quasi nulla. Guarda cosa ho fatto scrivere in sovrimpressione: riforma fiscale da non capirci niente, con un bel punto esclamativo. Poi su questi temi torneremo anche domani. Poi c'è anche la manovra che sembra paralizzata in questo momento, sei d'accordo Giancarlo? Esattamente, sì, ci sono segnali di schiarite all'interno del governo, di accordi, perché poi alla fine è chiaro che la manovra va licenziata, nel senso non è che non possiamo fare la manovra, e quindi no, infatti, dobbiamo farla per forza, fine, non è che non, quindi in qualche modo dovrà pure essere licenziata questa manovra. Esatto, però anche lì arriviamo a questi ultimi giorni, arriviamo a Natale e non vedo cambiamenti rispetto ai governi precedenti, sempre a Natale con questa manovra qua, cioè probabilmente questo governo doveva dare qualche segnale di discontinuità rispetto a quelli precedenti, soprattutto perché è un governo che è sorretto da una maggioranza più che bulgara. Quindi se neanche un governo con una maggioranza del genere, cioè se anche un governo con una maggioranza del genere arriva sempre all'ultimo momento, in, come si dice in gergo calcistico, in zona Cesarini, e poi dopo si dice si è trovata la quadra. Sì, si è trovata la quadra perché bisognava trovarla, sì, non perché. E magari quindi, appunto, dovendo farlo in fretta, non si trova neanche la soluzione che è migliore per il paese, ecco, mettiamola, certo, così. Perché ci sono due cose fondamentali, a parte vabbè il famoso, uh-huh, il famoso 110%, ma c'è in ballo una riforma delle pensioni. Sì. Attenzione, la riforma delle pensioni implica, insomma,
ci sono molte persone che stanno aspettando di capire come saranno come si andrà in pensione nel 2022. Oggi siamo al 20 di dicembre del 2021 e non sappiamo ancora un dato così importante. Assolutamente. Perché le pensioni, attenzione, sappiamo che non sarà più quota 100, però non possiamo tornare alla Fornero. Quindi che sia quota 102 adesso è molto probabile che si chiuderà con quella cosa, però ci si aspettava di avere un risultato ben prima di, mm-hmm. Sì, soprattutto come hai detto tu, visto che questo governo è fatto, cioè tutti i partiti fanno parte della maggioranza, insomma, quindi in teoria l'accordo avrebbe dovuto essere un po' più semplice, no? Un po' più agevolato da questo, insomma. Senti Giancarlo, allora facciamo così, noi oggi è come se abbiamo già risposto e analizzato alcune notizie, come se avessimo un po' posto le basi per domani in cui ci ritroveremo. E quindi ti ringrazio per essere stato con me anche oggi e poi domani ritorniamo su questi temi importanti e vediamo se magari da qui a domani si aggiunge qualche altro particolare o magari possiamo sperare davvero di accelerare su alcuni processi che si sono un po' rallentati. Grazie Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro, questo lo ripeto ogni volta, ma poi domani ci rivediamo anche sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Allora, intanto io saluto, cominciano a arrivare gli auguri di Natale da parte vostra.